Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Michela, sono una MUA e vi do il benvenuto oggi in questo nuovo video. Oggi è sabato, giornata mega piovosa oltretutto, ed è l'ultimo giorno della sottoscritta al termine della stagione matrimoni 2024. Questa mattina ho prestato l'ultimo servizio di quest'anno, ho dato stop, basta, nishba, nada. E ho già cominciato a pulire il mio kit, sistemare, ho già disinfettato, l'ho già svuotato, ma come ben sapete da due o tre video a questa parte, oggi è la giornata del decluttering. E quando dico decluttering, ragazzi, è buttare via roba, regalare via roba e fare cambio stagione. Eh sì, perché anche il make-up, come l'abbigliamento, ha bisogno di un change stagionale. Fidatevi che c'è un macello, ho pulito, disinfettato, tirato fuori tutto dal kit e ho buttato dentro i cassetti senza nemmeno avere un domani praticamente. Per quello che riguarda igienizzazione di palette, matite, eccetera, ho già fatto tutto, per fortuna almeno quello, nei giorni scorsi, quindi non dovrò effettuare un lavaggio appurato. Prima di cominciare, se non ti sei ancora iscritto al canale e ti farebbe piacere far parte di questa bellissima community, ti invito in questo momento a iscriverti, attivare la campanella. E per quelli di voi che l'hanno già fatto, vi ringrazio moltissimo per il supporto, per i bellissimi commenti che mi state lasciando. Per qualsiasi domanda, io vi aspetto qua sotto nei commenti. Utilizziamo questo bellissimo mezzo che è appunto la parola e la sezione commenti. Basta parlare, declutteriamo. Sì, eccoci, mi sono spostata sul tappeto, che è la parte più comoda, e andrò a mostrarvi questo che non avete mai visto ed è un fantastico portaricette che mi è stato regalato dalla mia mamma, dove all'interno ho tutta questa serie di prodotti che utilizzo per il kit, che sono un pochettino da cambio stagione e prodotti che non avete mai visto, come ad esempio questa palette che utilizzo per le spose di Dior Backstage, le spose che amano i toni caldi e che assolutamente andrò a tenere. Qui c'è uno dei miei amati blush di Deborah Milano, nella tonalità 03 che vado a tenere anche lui. Qui ho questo bellissimo blush di MAC che è fantastico, si è staccato dalla cialdina. Questo qui è un prodotto che utilizzo per me d'inverno perché mi piace molto, ha un sottotono freddo, faccio fatica a trovare colore del genere e questo lo andremo ad inserire successivamente all'interno del make-up. Qua ci sono dei cottoncini che utilizzo sempre per il kit, blush caldo di Rimmel Tengo. Queste qui sono delle capsule di sangue finto che avevo acquistato lo scorso anno di Crioland. Mi serviva per fare un editoriale, ho cercato di venderle su Vinted, ma me le hanno rimosse. Se vi dovesse interessare, contattatemi sul mio Vinted, vi lascio l'indirizzo come al solito, anche perché sono in scadenza a febbraio. Ora che siamo sotto Halloween, sicuramente a qualcuno di voi può interessare. Sono delle capsule, che si lasciano sciogliere in bocca e fanno l'effetto sangue finto. Bellissime, le avevo anche pagate molto. Qui ho scatoletta di ciglia finte a banda. Un'altra scatola di ciglia finte che tengo, filo nero per fare degli editoriali, mi sembra di ricordare. E qua abbiamo il primo declutterato, ovvero questo, si è anche scolorito, perché si è scolorito. L'ho usato veramente pochissimo e l'ho pagato una sassata, credetemi, perché questo è di Benefit, se non mi ricordo male, ed è un mascara per ciglia, per sopracciglia ed è, raga, completamente grigio. Io l'avevo acquistato sotto consiglio di una commessa, ma vi invito a vedere il colore completamente grigio che per me è inutilizzabile anche per andare a truccare clienti. Non ho clienti con questo colore di sopracciglia e vado a declatterare. Alla fine vi mostrerò ovviamente tutto quello che tengo e che non tengo. Qui ho due vecchissime matite di Essence per le sopracciglia. Queste praticamente scrivono poco e nulla, cioè devo proprio stare lì a calcare. Decluttero, ovviamente, premessa, quello che è nuovo e che potrò regalare verrà regalato, mentre prodotti scaduti o prodotti di questo tipo verranno gettati, perché ho bisogno di fare pulizia, ragazzi. Qui
Qui ho questo Lash & Brown ed è un gel mascara completamente trasparente di Essence, nuovissimo, anche questo l'avevo comprato per un lavoro di editoriale, non l'ho mai usato, tengo. Qui ho un campioncino di Chanel che tengo, perché è Chanel. Qui ho invece questo correttore di Makeup Forever acquistato lo scorso anno. C'è scritto 6 mesi, ma con quello che l'ho pagato, ragazzi, non mi va sinceramente di buttarlo via. L'odore è ancora lo stesso e sicuramente questo andremo ad aggiungerlo alla Makeup Collection invernale. Qui ho questo Matte Perfection Fluid Foundation nella tonalità 01 di Debby, fondotinta che ricordo lo scorso anno mi fosse piaciuto molto. Non mi pare che sia cambiata la consistenza e vedremo come si comporta quest'anno. La scadenza, oltretutto, di 12 mesi. Mi sembra di ricordare che non sia ancora passato l'anno. Tengo. Anche questo fondotinta qua mi è piaciuto moltissimo lo scorso anno. L'ho utilizzato molto perché, come vedete, sono qua. Bellissimo fondotinta, All Hours, Encre de Peau. Perdonate la pronuncia orripilante, e questo qua era il mio fondo personale e tengo, aggiungerò alla Makeup Collection. Qui ho questa palettina di MAC per tonalità di pelle medio, tendenzialmente quasi scure, c'è anche la palette più scura che non possiedo, praticamente utilizzata pochissimo, ma la tengo perché l'ho pagata 50 euro e me la tengo. Qui ho questa palette veramente nuovissima, ragazzi, questa qui era una palette componibile di We Makeup che avevo comprato per il kit che non ho mai utilizzato. Ho provato a venderla anche questa su Vinted perché è veramente nuovissima, ragazzi, ma non ho trovato nessuno a cui possa interessare. Proverò a ricaricarla, vedremo che cosa fare. Al massimo la regalerò perché è veramente un peccato. E questa la mettiamo nei prodotti da regalare. Sono invece molto molto indecisa su questi due fondotinta che ho acquistato veramente parecchio 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 tempo fa. Non perché siano dei fondotinta non buoni, ma perché sono dei fondotinta, raga, vecchissimi. Oltretutto questo ha un sottotono rosato molto difficile da trovare. Non è nemmeno cambiato l'odore. Ma sono fondotinta veramente, veramente, veramente vecchi, sia questo che il vanilla, e penso proprio li andrò a regalare. Intanto sto già iniziando a fare spazio e qui ho un bellissimo ombretto sempre di Crayoland, un brand praticamente per make-up artist professionale, proprio rivolto al make-up artistico, e questo è un prodotto che ho utilizzato abbastanza, che si attiva con l'acqua, è totalmente bianco, durata 30 mesi. Questo li ha superati anche lui, ma non voglio buttarlo via anche perché, essendo un prodotto che si attiva con l'acqua, difficilmente scade. Qui ho questo campioncino Digital Complex Fluid Foundation che non ho mai utilizzato, vedremo. E qua ho questa mini size che può sempre servire del Shape Tape Stay Spray 16 ore, il setting spray di Tarte che avevo già avuto in omaggio una volta e mi era piaciuto molto. Tengo perché non si sa mai. Sempre qui all'interno ci metterò anche tutti i prodotti da cambio stagione, ovvero tutti quei prodotti che ora andrò a sostituire, che sono ancora buoni e che utilizzerò il prossimo anno. Il cassetto che vedremo per primo su due è questo cassetto qua, dove praticamente ho tutti i miei prodotti per la base, ovvero qua c'è un gran casino, vedo anche qualcosa a livello di occhi, ma questo qua è principalmente il mio cassetto personale di prodotti base. Parto tirando fuori questo che era il secondo packaging del correttore di Dior, il Forever Skin Correct, che mi sta piacendo tantissimo, ma che devo buttare via perché è inutile che tengo questo prodotto. Qui ho il Mattifying 12 ore Shine Control di MAC.
Questo qua è un prodotto che voglio inserire all'interno del project pan. Questo è un video anche per iniziare a decidere che prodotti andare ad utilizzare per il project pan. E voglio inserire, sempre parlando di questo progetto, questo correttore che è il Regeneration Concealer di Nabla nella tonalità Light Peach, perché è un ottimo correttore per andare a fare il color correction. E ho già questo prodotto da un po' e lo voglio finire. E quindi project pan anche lui. Questo è il correttore Forever di Dior, con il finish matte. Possiedo anche quello con il finish glow. Io amo entrambi questi fondotinta. Uno potete vedere che è un po' più giallino, questo è più neutro. Li amo entrambi. Il mio preferito che ho ricomprato due volte è stato questo. Peccato che non vada molto d'accordo con la mia pelle misto grassa, perché ovviamente è un finish glow, ma è veramente molto molto bello e ovviamente entrambi questi li tengo. Un altro prodotto che andrò a buttare via, ma in questo caso è perché non è più un prodotto buono e me ne sono accorta già da diversi giorni. Vi lascio qua anche il video del risultato una volta che vado a fare il pump di questo prodotto. È la tonalità beige del Bare With Me Concealer di NYX, che è un correttore che io amo moltissimo. È stato il mio prodotto più amato dallo scorso anno, ma comincio a notare che il prodotto inizia a separarsi e, come potete vedere dal video che vi ho caricato, è proprio il prodotto anche proprio all'interno si sta dividendo ed esce fuori il correttore e quell'acquetta un po' schifosa. È un correttore che ho amato moltissimo, ne ho utilizzato metà, come potete vedere, ma è talmente tanto che non riesco a terminarlo. L'ho utilizzato anche per lavoro. Questo è un 9,6 ml di correttore ed è tantissimo. Cioè, come faccio a finire un correttore con questo formato? È veramente troppo, mentre ad esempio il packaging è praticamente lo stesso, ma questo di Makeup Forever ha un 4,7 di prodotto, mentre questo arriva quasi a 10. Sì, livello qualità-prezzo ovviamente è più conveniente quello di NYX, ma sfido chiunque a riuscire a terminarlo solo come correttore. Se magari lo utilizzate anche un po' come fondotinta, potrebbe funzionare. In questo caso, questo è proprio scaduto, scaduto e lo devo sostituire. Mentre la tonalità vanilla mi piace molto, è la mia tonalità di questo momento. Anche questo è a metà e non fa nessun tipo di acquetta, quindi lo teniamo. Questo qui è uno dei blush di Elf, ne dovrei avere un altro ancora qua in giro che non trovo al momento, non so dove sia finito, ma avevo un'altra tonalità che si chiama Pink Promise che mi piace moltissimo, mentre questo è Berry Well che mi piace molto, tengo, è nuovo. Tonalità Encourage, bellissima tonalità se siete delle summer a livello di armocromia, molto molto bello, super pigmentato, anche troppo per i miei gusti. Tengo questo Prep and Prime correttore che in realtà è un illuminante, ma i MUA lo utilizzano per andare a fare la color correction e mi trovo molto molto bene, tengo. Qui ho l'unico contour stick, che è il famosissimo match stick nella tonalità Ember di Fenty Beauty. Ce n'è tantissimo anche lui, cioè lo utilizzo, ve lo giuro, mi sto forzando ad utilizzarlo. Lo vedete bagnato perché l'ho appena disinfettato, ma è un prodotto che, boh, due passatine mi basta. Però è un prodotto che tengo anche lui. Qui ho una nota dolente tra le mani perché ho acquistato questo fondotinta che è ancora molto molto buono ed è il Live and Better Clinical Serum Foundation con SPF 20 di Clinique. Fondotinta buonissimo che avevo preso per me, ma ultimamente quando l'ho provato l'ho trovato un pochettino pesante sulla mia pelle. Avevo anche fatto la pulizia del viso dall'estetista, quindi ci potrebbe anche stare, ragazzi, che la pelle era un pelino più secchina del solito, però devo dargli un'altra possibilità. Nel caso non lo vediate più, sappiate che l'ho regalato.
dei miei fondotinta preferiti di quest'anno, che è il Kylie Cosmetics Power Plush Longwear Foundation. Bellissimo fondotinta, leggero, setoso, impalpabile. Le tonalità le trovo un pochettino troppo gialline, il mio nella colorazione 3N. So anche che su pelle matura funziona molto bene, è un fondotinta elastico, ha bisogno di un aiutino la pelle grassa con un rinforzo di cipria, ma è veramente buono, tengo. Qui ho un altro decluttering, che è questo un veramente vecchio, vecchissimo ragazzi, correttore di MAC, questo è il Pro Longwell Concealer, anche lui 9 ml di correttore. Questo qua so che è un... Oh signora, c'è un pelo di Sam. Questo qua so che è un correttore non molto amato dalla community perché ha il pack in vetro, come potete sentire. Ed è un correttore a pump che ho strautilizzato ed era, mi era stato consigliato dalla mia insegnante di make-up prima ancora che facessi l'accademia. Ed è nella tonalità NC25, super coprente perché è veramente un correttore mega coprente. Secondo me non adattissimo alla zona del contorno occhi perché su di me perlomeno tende un pochettino a seccare leggermente perché è un fondotinta a lunga tenuta e fidatevi che è veramente una lunga tenuta. Però è stravecchio, io questo l'avrò comprato nel 2020, estate 2020, cioè abbiamo 4 anni. Il PAO è di boh, non c'è scritto il PAO da quanto è, sì, 6 mesi, ciao amico, ciaone. Via, non voglio più cose scadute. Questo qui è un nuovo mascara che ho appena acquistato, nuovissimo, Glam Doll Lash False Lash di Catrice, perché nell'OVS della mia zona è arrivata Catrice e teniamo. Qui ho un piegaciglia da disinfettare perché quello non l'ho disinfettato. Qui ho un bellissimo fondotinta di Catrice, questo qui è l'HD Coverage Foundation. Non lo utilizzo dallo scorso inverno perché ovviamente l'abbronzatura era preponderante, quindi era troppo chiaro per me, ma è un bellissimo fondotinta, lo voglio tenere, qua c'è scritto 12 mesi, non è nemmeno scaduto, quindi lo tengo. Come tengo anche il correttore di Dior che vi ho detto mi sta piacendo tantissimo. Vado a declatterare anche questo blushino di Tarte con questo pack super cheap perché è proprio plastica, però questo qui mi era stato dato in omaggio in un ordine, ricordo, e non l'ho mai utilizzato perché ha un colore boh, che non mi convince, lo regalo. Tengo anche questo splendido blush di Mulac, io ho amato la formulazione di questi blush di Mulac, è leggermente più chiaro rispetto già ad Encourage, ma hanno una texture powder, cioè sembra proprio di andare a toccare qualcosa di setoso, di morbido e lo tengo assolutamente. A livello di cambio stagione invece vado a rimuovere dalla Makeup Collection questi due prodotti, ovvero il Tinted Supremer che ho utilizzato tantissimo, ce cioè ne avrò tipo metà, è stato il mio prodotto viso per tutta l'estate, e ho utilizzato un po' meno questo qua che è il Matte Cover Infallibile di L'Oréal. Perché ha una tonalità troppo scuretta per me e le vado a inserire da questa parte dove ho il contenitore che vi ho fatto vedere prima. Sono un po' indecisa invece su questo correttore che è il Soft Matte di NARS nella tonalità Custard ed è un prodotto che ho utilizzato veramente tantissimo. Bello, la texture è ancora bella, non ha cambiato odore. Ha un colorino però un pochettino troppo caldo, ma è un prodotto un po' vecchiotto, ecco. Anche utilizzato come base, non penso dia il suo meglio perché comunque è un correttore, come vedete, un po' spessino comunque. Penso proprio che lo andrò a regalare a qualcuno della mia famiglia che non ha schifo ovviamente andando a disinfettarlo. Vado a declatterare a mio grandissimo malgrado, ma è scadutissimo, 6 mesi, il correttore di Clio, che non mi dispiace affatto, ma guardate che tipo di patina ha fatto intorno al tappo, si è seccato. È un correttore che comunque ultimamente ho ripreso ad utilizzare perché la colorazione
si avvicina abbastanza alla mia. È un correttore anche lui soft matte, anzi del tutto matte perché non ha nessuna parvenza di luminosità. È anche leggermente piallante, ma purtroppo è un prodotto scaduto, cioè tutto ciò che è a contatto con la pelle io ormai lo sto eliminando perché insieme a questo prodotto qua avevo comprato questo fondotinta qua di MAC che ho utilizzato 2 volte e mi ha fatto riempire di brufoli. Quindi, ragazzi, quando i prodotti scadono, scadono, eliminateli, mi raccomando, perché i prodotti vecchi non si usano. Ecco qua l'altro bellissimo blush di Elf che devo pulire perché sta fuori uscendo e non voglio perdere prodotto. E abbiamo finito la prima parte di cofanino che andrò a pulire dopo. Qui c'è un puff che andrò a lavare, un altro puff che andrò a lavare. Qua ho appena disinfettato questo e gli avevo cambiato anche il gommino, quindi tengo il mio piegaciglia capello, un piegaciglia specifico per la parte finale delle ciglia. Per chi magari ha le ciglia un po' sottili o un po' recurve, io ad esempio le ciglia quasi ricce, questo mi aiuta un pochettino di più. Poi ho questo fondotinta di Makeup Forever che alla fine, ragazzi, è una polvere e dietro avevo segnato anche la scadenza, ovvero è scaduto a giugno 2024, ma non lo butto via perché, ragazzi, è nuovo, l'ho utilizzato veramente pochissimo. Ora rifletterò su se tenerlo o regalarlo, ma questo è veramente bello, non ha cambiato consistenza, texture, assolutamente nulla. Anche perché è stato qua nel cassetto, è mio personale e non voglio darlo via. Qui ho il Supreme Perfezionatore Cutaneo, questo è proprio il primer vero e proprio di Vera Lab che ho utilizzato abbastanza e tengo anche lui. Qui ho questi spruzzini che utilizzo con dentro l'alcol isopropilico per disinfettare, un cerotto, non so perché ci sia un cerotto qui dentro. E qua ho tutta la parte delle polveri, che non sono tantissime, ma per me, per una persona, secondo me sì. Non vado a declatterare assolutamente questa cipria di Rimmel perché ha la durata di 30 mesi, non è ancora scaduta. Ci ho fatto il suo bel buchino e la voglio inserire nel project pen e quindi non se ne va da nessuna parte. Ho qui poi 2 ciprie di Huda Beauty, una nella tonalità Sugar Cookie e una nella tonalità Banana Bread. La mia tonalità perfetta è Banana Bread, peccato che l'abbia acquistata in mini size e abbia acquistato Sugar Cookie ascoltando la commessa, io scema, veramente scema ad ascoltare gli altri, perché io soffro di sindrome dell'impostore e penso che gli altri ne sappiano sempre più di me. E sono una truccatrice. Quindi mi sono fatta influenzare dalla commessa. Ho preso Sugar Cookie che è bianco polvere e funziona solamente in inverno pieno. Quindi rifletterò perché ho troppe ciprie. La cipria è un mio peccato di gola. Qui ho questa cipria di Charlotte Tilbury che ho appena disinfettato, è una cipria che tengo all'interno del kit, non la utilizzo per me perché è una cipria che utilizzo per le clienti, anche perché non è abbastanza mattificante per la mia pelle, ma è super levigante, soprattutto per pelle matura, e vado a inserirla di qua all'interno del cambio stagione, chiamiamolo così. Qui ho la mia terra di Fenty Beauty, è l'unica terra che io possiedo, non utilizzo la terra in inverno e vado a inserire anche lei nel cambio stagione. Qui ho questa poi, sempre cipria di Tarte, che ho acquistato quando sono andata a Firenze ad aprile, ha una scadenza di 12 mesi, quindi ha 6 mesi questa cipria. L'ho utilizzata abbastanza, anche se non ve ne ho parlato, perché ritengo sia una cipria molto costosa e poco performante su diversi tipi di pelle. Ha questo piumino che è veramente troppo pregno di cipria, ma veramente tantissima. E questa è una cipria che vorrò terminare sicuramente in un project pan, ma prima ho quella di Rimmel, quindi la tengo.
Poi ho il mio blush preferito di Kylie, che è il Betty on the Block, famosissimo, acquistato anche lui a marzo, 24 mesi, non è ancora scaduto e l'ho utilizzato abbastanza. Molto molto bello questo colore, anche in inverno secondo me è molto bello. Un altro dei miei blush preferiti che è Bliss di Zoeva, collezione Velvet Love, bellissimo, questo è molto più acceso e forse un po' più primaverile come blush, ma mi piace utilizzare questi colori anche d'inverno. Qui ho il mio unico prodotto Chanel, che è questo rossetto qua che ho tirato fuori qualche giorno fa per una combo labbra che è venuta molto bene. Anche lui è un rossettino un po' così che potrei inserire più avanti sicuramente nel project pan e che devo sfruttare di più perché l'ho pagato una sassata, anche se sono passati anni, tanti tanti anni. Questa è una durata di 18 mesi, ma li ha ampiamente superati, ne sono sicura, ma non lo butto via perché sì, perché costa troppo. Qui ho di Kryolan, sempre il brand di cui vi parlavo prima, questa che è una palette che serve praticamente ad andare a correggere fondotinta, correttore, ci fai un sacco di cose, come vedete l'ho strautilizzata. L'ho buttata qua quando ho pulito il kit e la vado a inserire qua nel cambio stagione, tanto per almeno 3 mesi non prevedo di avere lavori a livello di make-up. E qua ho uno dei miei blush preferiti, anche lui, ve ne parlo da sempre. Questo blush di Deborah Milano, bello, bellissimo, l'ho appena disinfettato anche lui. Il packaging è un po' così, un po' da battaglia, ma ha un bellissimo effetto. Vi consiglio sempre i blush di Deborah. Qui ho questa mini 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 cipria che mi avevano dato in omaggio di Makeup Forever, la Ultra HD, molto carina, molto, è una delle cipre veramente sembra zucchero a velo da quanto è sottile, ma ve lo giuro è impalpabile. E ora vado a pulire e risistemare un po' il cassettino. Qua ragazzi, questo qui è il cassetto finalmente in ordine, o perlomeno questo è un tipo di ordine che per me funziona e va bene. Qui sicuramente metterò spugnette, blender, puff, eccetera. E il primo cassetto abbiamo terminato finalmente, che bello vedere tutto in ordine. Ecco qui ragazzi, eccoci anche al secondo cassetto, che ovviamente è quello più crasto e pieno, perché qui ho tutti i prodotti, praticamente mascara, labbra, occhi, quindi il prodotto più e quindi il cassetto più ricco, ecco. Proseguiamo quindi questo decluttering, in cui vado già a rimuovere tutto ciò che so che sono prodotti che tengo, come ad esempio tutte queste matite, che sono matite che ho all'interno anche del kit, però magari vado a rimuovere tutte quelle matite che non utilizzo, come ad esempio questa che è molto aranciata come matita, la 517 di Clio, di Kiko, scusate, e vado a metterla sempre qui per ritirarla. Vado a ritirare anche questa Smart Fusion Lip Pencil di Kiko, che è in questa tonalità veramente scurissima, che ho acquistato per magari una dark skin per quando ero andata al Festival di Locarno per truccare, e la tengo via anche lei perché mi occuperebbe spazio. Ritiro anche questa matita di Huda, che è troppo aranciata, non la utilizzerei. Vorrei provare su di me la lip shaper numero 3, che non ho mai provato. Questa qui l'ho utilizzata ad esempio oggi per truccare, ma è di questo marroncino nude un po' neutro, ma non è che mi faccia volare via, vi dico la verità, la numero 3. Preferisco di gran lunga questa su di me, che è la numero 3.5. No, si è rotta la mina. Sicuramente farò la mina anche a lei. Questa nude, diciamo che su di me non mi fa morire, quindi via, la ritiro perché non voglio avere troppe cose nei cassetti.
Anche qui ho la mia preferita che è la 500, la 420 che è la mia preferita. Queste vi sembrerebbero tutte simili come matite di Kiko, sono bellissime queste matite, ma sono tutte differenti. Le mie preferite sono la 420 che è questa, molto rosata, è quasi il colore delle mie labbra questa matita. Poi c'è la 505 che è forse veramente la mia preferita perché è più scurina e fredda. Guardate che bella. Questa qua è veramente bellissima. E poi c'è la 508 che ricordo fosse un pelo troppo rosata. Queste sono matite automatiche. Più che rosata tende un pochettino al viola. Quindi vedete dai tappi sembrano tutte uguali. In realtà sono molto diverse tra loro. Danno dei finish diversi ma le voglio tenere tutte. Queste perché le lip combo che faccio si sposano sempre bene con queste. Tutte di Mulac, le mie preferite rimarranno tutte qua e quindi tutte queste matite io le metto così con un elastico e le ritiro per ritirarle poi dopo. Qui c'è una mascara di Saint Laurent che ritiriamo. Qua ho tutte quelle che sono matite colorate che ho già temperato, ho già sistemato e sono già tutte a posto. Forse solo questa qua di Astra è quella che non ho mai utilizzato più di tanto, la dovrei provare. Qui ho tutti quelli che sono matite, matitoni, cioè questo è veramente la base. Qua c'è un rossetto liquido, questo è tutto quello che è la base che io utilizzo per creare i miei make-up. Vado a rimuovere sicuramente lo 05 che è questo color terracotta super caldo e lo ritiriamo per la prossima stagione. Qui ho questo numero 07 e questo violaceo. Fammi vedere il 7 che colorino potrebbe essere. Una specie di marrone, un po' marrone con un po' di borgogna all'interno, ma non lo utilizzerei, quindi lo ritiriamo per il prossimo anno. Viola mi piace. Questo, anche questo colore qua come base non lo utilizzerei, quindi via. Il mio preferito è cappuccino. E questo, ragazzi, che non lo utilizzo tanto per gli occhi quanto per le labbra. Questo, anche questo, se siete delle estati, vivete e volate per questo colore perché è veramente bellissimo e lo tengo. Qui ho questo sempre Cupizzarro di Nabla verde ed è questo è il verde khaki famosissimo che era andato fuori produzione. No, scusate, era andato in limited edition, non l'avevo acquistato, è uscito perché è stato molto richiesto e me lo sono accaparrato perché era troppo bello. Mattitone nero di Astra, bellissimo per fare gli smoky, bello pieno. Questo me l'aveva consigliato una mia amica che fa anche lei la MUA ed è molto bello, guardate che come si sfuma in un secondo, è molto bello questo per fare la base degli smoky. E questo matitone della Cinica, del brand dell'estetista Cinica Overskin, bellissimo, a me piace tantissimo questo matitone perché guardate che luce, cioè, si fissa e rimane là, tengo, non lo ritiro. Qui ho altre matite che sono sempre di base, nera, marrone, grigia, tutte matite che bene o male utilizzo. Ho terminato praticamente questa qua che è la mia preferita di Deborah, questa qua mi sembra che è la numero 01, bellissima questa, se cercate una matita nera super scrivente, cioè, guardate la differenza di nero tra questa e quella di Astra, solo che questa una volta che si fissa non riuscite tanto a sfumarla, fate un po' più fatica, mentre quella di Astra è proprio burrosissima. Anche queste le ho viste già tutte e tengo tutto. Qui ho il lip marker nuovissimo di Astra, bello carino, è una specie di ciliegia questo, molto molto carino. Non ha una mega durata, però è molto leggero, molto confortevole, a me non dispiace, lo tengo anche lui. E ora iniziamo ad addentrarci nell'oltretomba perché qui ho cartoncini, cose varie. Questo era il cartoncino della lip tint, questa qua di Peripera. Era il packaging, ma lo butto via perché è inutile tenere i vari pack in giro. Questo era quello dell'eyeliner, questo era quello della Very Tint di Benefit.
molto carino anche lui, piena di packaging in giro. Qui ho questo che dovrebbe essere l'apparecchio per chiudere, ma non lo utilizzo per nulla. Qui ho questo matitone che avevo acquistato sempre per il Festival di Locarno, perché alla presentatrice piaceva il verde e io avevo acquistato questo bellissimo matitone verde che non ho mai utilizzato, è veramente nuovo. E più che un verde militare, questo mi sembra una via di mezzo perfetta tra un verde e un grigio, quindi magari anche su di me potrebbe stare bene, chi lo sa, devo provarlo meglio. E getto dalla finestra senza pensarci questa matita di Astra, che vi potrebbe sembrare super usata, in realtà è molto molto temperata ed è la Sculpting Lip Liner, matita di Astra che è secca come la morte, cioè guardate, non scrive, giuro, cioè, sto calcando raga per scrivere, non mi piace. Ho matite nettamente migliori e non ho bisogno di lei, ma questa proprio è secca, inutilizzabile, quindi via. E qua ho questo prodotto di Makeup Forever che, come sentite, sta iniziando a terminare, infatti mi dispiace tantissimo perché questo è bellissimo, l'ho utilizzato ad esempio anche oggi sulla mamma della sposa. Ed è proprio questo rosa, rosa freddo, un po' perlato, molto luminoso, dura tantissimo. Peccato che Makeup Forever abbia rimosso questa linea che è l'acqua XL Color Paint, sono bellissimi. Mi sembra di aver visto che in qualche meandro dell'internet si trovino ancora, ma ho talmente tanti prodotti che questo è superfluo, posso dire molto sinceramente, ma ce l'ho, l'avevo preso molti molti anni fa, è perfetto, sarebbe da gettare via per la scadenza, ma ragazzi è perfetto, non ha cambiato niente. Per me è un dispiacere buttare via un prodotto solo per la scadenza. Se è scaduto è scaduto, ma questo non è scaduto, è perfetto, l'ho pagato tantissimo e lo tengo. Qui ho invece la parte mascara, rossetti lucidi, qui avremo un bel lavoretto da fare, ve lo dico già, abbiate pazienza. Temperino, una cosa assolutamente che vi consiglio di fare è quella di avere un buon temperino. Questo non è un buon temperino, l'avevo comprato in cartoleria per Coletto Cosmetics e ho detto sarà sicuramente un temperino per i cosmetici, c'è la matita e c'è il matitone, ma mi consuma tantissimo le matite perché non fa una buona punta e quindi penso di regalarlo a mia mamma, non lo so, ora vedrò, devo comprare un temperino, perché consigliatemi, scrivetemi qua sotto se avete un buon temperino da consigliarmi per matite e matitoni. Tengo assolutamente il Vintage Selection Pro Longwear perché è nuovissimo, l'ho appena acquistato, bello bello bello, l'ho utilizzato tutto il mese per make up veloci, questi sono prodotti meravigliosi. Non getterò mai 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 la mia prima palette, questa è una palette che utilizzo solo su di me, è completamente sfasciata, infatti voglio andare a ricompattare l'ombretto, lo so ragazzi è uno schifo, è indecente, se è una make up artist come fai a tenere questo schifo? Io sono affezionatissima a questa piccola palette perché è il primo prodotto costoso che mi sono potuta permettere e sono colori oltretutto bellissimi, super scriventi, la disinfetto molto molto spesso, la utilizzo solo su di me. Ho cercato sinceramente se fosse in vendita una versione recente per poterla cambiare, ma non c'è più e rimarrà com'è per sempre. Sapete quei prodotti a cui vi affezionate tantissimo? Ecco, quello è un prodotto proprio che non riesco a dare via. Nuovissimo è anche questo eyeliner di Zoeva che mi ha un po' deluso, il Velvet Love Longwear Gel Eyeliner, che ho utilizzato abbastanza, pensavo di ottenere un risultato migliore, detta proprio sinceramente, da questo eyeliner. È un eyeliner che risulta un po' spessino, non so se riesco a farvi vedere, ovviamente questa è la texture della mano, non è la texture dell'occhio, ma tra tutti gli eyeliner che ho utilizzato in pot, questo non mi ha fatto volare, ormai ce l'ho, è nuovo, però c'è di meglio, se voi mi doveste dire lo compro, no, non compratelo perché non mi fa volare.
Tengo sicuramente questo Liquid Love di Clio Makeup, l'ho acquistato un paio di anni fa, sarà sicuramente scaduto, ma mi sembra di capire che Clio non faccia più questo genere di rossetti. La profumazione è sempre quella di dolcetto, il packaging è rovinato, li tengo per me, ho pochissimi rossetti liquidi e devo andare a rimediare. Come stesso discorso della palettina, questa di NARS, vale per questo che è Deep Orchid di Clio. Questo è vecchissimo, veramente decrepito. Non ha cambiato neanche lui la profumazione e devo capire se è ancora in vendita sul sito perché un colore abbastanza audace, come potete vedere, è proprio un viola orchidea con base fredda, ragazzi. Io quando indosso questo rossetto mi fanno un sacco di complimenti perché è uno di quei colori studiati per il mio fototipo, ovvero un inverno, carnagione chiara, occhi scuri. Se voi siete un inverno e vi piacciono questi colori violacei, buttatevi, comprateli perché ci stanno benissimo. Basta con questo Cling Girl, basta. E questo è un rossettino sempre rosato, mi sembra che sia Move, questo è Move of Me, è proprio un rossetto Move da, diciamo, tutti i giorni, ma guardate la bellezza di questo, io sono innamorata di questo colore, devo vedere se riesco a reperirne un altro perché mi dispiace veramente tanto, oltretutto questa è proprio la prima uscita, vecchio packaging fatto dal vecchio no, l'ex marito di Clio perché come tutti sappiamo non stanno più insieme. Ma li tengo entrambi. Lo so, potete cambiare, vi fa schifo tutto questo, mi dispiace, ma è la mia makeup collection, sono i miei occhi e decido io. Qui ho questo bellissimo matitone poco poco sfruttato di Elf con questo color senape. L'ho comprato perché mi piaceva moltissimo questo colore, ma mi rendo conto che non lo utilizzo mai 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 mai. E credo che sia arrivato il momento di lasciarlo andare. Pensavo fosse il dupe un pochettino di quelli di Nabla, ma è meno pigmentato come potete vedere di quelli di Nabla e è un po' più sfumabile, quello sì. Vedrò di trovargli una nuova casa. Qui ho altre matite. Questa è una pastello neve che mi era stata regalata da Eric Chioba quando sono andata a fare la masterclass da lei. È un color viola molto carino, ma è veramente forse troppo acceso. Non utilizzo. Non ho mai provato ad utilizzarlo né come rossetto né sugli occhi, ma molto difficilmente trovo qualcuno che voglia un colore del genere, come sappiamo, Eric Chioba è molto estrosa e ci penserò. Penserò, lascio un pochettino in stand-by questa matita che è molto bella, ma è un po' fuori corda per me in questo momento. Come è un pochettino fuori corda anche questa matita che è un po' vecchia, ma è uno di quei rossetti che a me piace utilizzare moltissimo a Natale perché è questo rosso leggermente metallizzato ed è per le labbra. Questa è una matita rossetto, quindi può essere utilizzata anche come rossetto ed è lici, molto molto bello. A me piace moltissimo questo colore e penso proprio a questo punto di tenerlo. Dà proprio un effetto molto tridimensionale, molto caro. Devo utilizzarlo di più. Come non do via questo qua che è un Ever Liquid Lipstick, che è sempre un rossetto liquido. Questo mi è stato regalato da mia sorella che l'aveva preso per me, no, l'aveva preso per lei, scusate. Ma non sono convintissima di questo rosso. Cioè, questo è un rosso spacciato, è il famosissimo borghese, cioè proprio classico, però guardate l'accostamento di questi due rossi vicini. Questo è proprio freddo, violaceo. Questo è spacciato per un rosso freddo, ma andandolo a struccare, io mi sono resa conto che mi butta fuori dell'arancione, anche se lo vado ad aprire un pochettino. A me non butta fuori quel riflesso blu. Sarà una mia impressione. Poi, se lo vendono come rossetto freddo, sarà freddo sicuramente, sarà il mio occhio che è poco allenato, ma io sinceramente tra i due preferisco questo. Lo tengo perché ha una formulazione veramente eccezionale. Secondo me bisognerebbe riprendere un po' in considerazione i rossetti liquidi e sempre solo sì, rossetti glossatini. Tengo anche questo qui è famosissimo Aura Boreale di Neve Cosmetics, l'unico pigmento credo bellissimo, non lo utilizzo mai perché
Questi pigmenti non scadono, raga, perché è polvere. La polvere non scade. E do via anche questo ombretto qua che è vecchissimo. Questo è un ombretto di puro bio. L'ho solo svuociato, cioè potete vedere che c'è ancora la stampa della cialda. Questo bellissimo blu ottaneo, blu pavone, che io non ho mai utilizzato. Perché ho detto, ma sì, poi comprerò la palette, non l'ho mai comprata. Quindi via, ciao. Adesso che mi è venuto in mente, ho sotto il mobile da un sacco di tempo questa palette che anche lei ha almeno 6-7 anni e ho solo due cialde, di cui una si è rotta. Sono cialde infinite queste e in questo caso proprio la devo buttare, raga, perché la formulazione è veramente obsoleta. Sono di un polveroso, in fotocamera possono sembrare magari carini, ma sono proprio, sembrano gesso, cioè abbiamo texture e formulazioni molto più non borrose, però sono un po', non riesco a spiegarvi. Oltretutto si è aperta, non rientra più nei miei gusti. C'era un colore bellissimo che era questo nella cialda, che era questo grigio che ho utilizzato tantissimo. Questo era un po' più borrosino, un po' più luminoso. Questi sono proprio andati secchi, cioè questa palette ha fatto il suo tempo. Via. Ve l'ho detto che sarebbe stato un po' un macello. Qua c'è un altro temperino. Via. Qui ho questo mascara di Judy Doll, che è quel mascara instroccabile di cui vi ho parlato e che per me è bocciatissimo, ve l'ho inserito nell'ultimo video. Questo mascara qua cercherò in qualche modo di regalarlo con ovviamente la premessa che è instroccabile, quindi chi se lo prenderà a suo rischio e pericolo perché è nuovissimo, mi dispiace doverlo dare via, ma per me è inutilizzabile, non voglio tenere cose che non utilizzo. Qui ho un backup, come vedete è proprio chiuso, che non do via assolutamente, del lip gloss della collezione Willy Wonka di Revolution. Io non amo affatto Revolution, ve l'ho detto più volte, ma questo è uno di quei prodotti che mi ha colpito, era stato consigliato da Giulia Cova. È un gloss che sa di cioccolato, marrone freddo, bellissimo da tutti i giorni. Mi è piaciuto talmente tanto, costava 5-6 euro, una cavolata. Me ne sono preso un altro perché era limited edition e lo tengo. Forse non lo tengo qui, ma lo metto qua, così non mi occupa spazio. Come ho da tanto, tanto tempo questo eyeliner mega nero, mega scuro. È proprio bello questo di Deborah Milano. Questo qui era della collezione legata a Paola Turani, bellissimo eyeliner che si asciuga e diventa totalmente matte, ma ricordo che ultimamente non andava più tanto bene e l'ho utilizzato tanto, Non me la sento di regalarlo a qualcun altro lo devo declatterare. Mi dispiace tanto perché non era un brutto eyeliner, ma ricordo che c'era qualcosa che non andava in questo prodotto e ho eyeliner migliori. Ho eyeliner migliori come ad esempio questo nuovo e bellissimo di Judy Doll, che è veramente super scuro, costa pochissimo, ha una linea super sottile, guardate la differenza, e piuttosto tengo lui. E verrò linciata da YouTube, lo so già, mi cancelleranno il canale o vi disiscriverete, lo so, ma a me non è piaciuto affatto questo eyeliner di Diego Dalla Palma, il Toy che ho acquistato l'anno scorso e guardate come fa fatica proprio a scrivere, cioè questa punta a me non è che convince tanto perché sì, è sottile, sì, non è male, ma io ho eyeliner migliori, io preferisco questo qua di Judy Doll a questo qua di Diego Dalla Palma, boh, non mi piace, lo declattero. Qui ho un backup del 360 Flip di Clio Makeup che, vi dico la verità, ormai non è più il mio mascara preferito qui. Questo sarà il terzo o il quarto mascara che acquisto per dirvi quanto mi è piaciuto e ce l'ho qua in pole position perché ancora lo utilizzo. Ma ultimamente trovo che l'effetto sia un po' troppo pesante, un po' troppo drammatico. Qui ho invece la matita che ovviamente voi vedete così piccola, ma ne avevo tipo così, tanto così di più. Perché, come vi dicevo prima, questo maledetto temperino me l'ha rovinato, cioè è proprio scannata questa matita. Mi piace tantissimo anche qua il colore e mi piaceva talmente tanto che l'ho acquistato
il suo rossetto cremoso. Col senno di poi forse l'avrei preso liquido perché è un po' troppo, forse il rossetto un pelo anche più scuro rispetto alla matita. Bellissimo, è sempre di We Makeup. We Makeup i colori, cioè proprio lì li azzecca. Il packaging non mi piace affatto, cioè proprio bruttino, cheap, di plastica. No, 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 no. Però i colori We Makeup li azzecca proprio bene. E questo qua è un rossetto proprio, dovete stare attenti perché anche se non mangiate, bevete appena, è un rossetto che, come vedete, è veramente cremosissimo, cioè parte subito, ecco. Quindi un attimino di attenzione e tengo ovviamente la matita. Qui ho questo vecchissimo balsamo labbra fior di mandorlo che sto cercando di terminare insieme all'olio labbra di Mulac, che ho quasi finito, ma ho trovato anche lui in giro e è diventato mio dovere terminarlo, anche lui. Non do via assolutamente il Mondust, che ogni volta si scassa sempre di più, lo devo ricompattare. Bellissimo ombretto, è andato di moda moltissimo qualche anno fa. Lo continuo a tenere perché è bellissimo, effetto bagnato, super sottile mio. Qui ho una ricarica dei gommini per piegare le ciglia e ora qua direi di lasciare i rossetti per ultimi e passare qua una matita. Questa è il quasi finito moncherino di Rimmel, che secondo me possiamo mettere nel project pen perché è lì lì per finire, finiamolo. E qui ho tutti quelli che sono mascara e eyeliner e direi di andare qua. Bellissimo mascara di IT Cosmetics, il superhero che è stato consigliato da Licorice Beauty ed è diventato uno dei miei mascara preferiti. Bellissimo, tengo perché è nuovo. Oltretutto, sto anche in piedi da solo. Se seguite un po' il canale sapete anche che il Vicious Mascara è uno dei miei mascara preferiti. Scovolino super particolare, pasta molto presente, molto densa, molto volumizzante. Questo è il mio mascara per quando voglio che le ciglia siano proprio protagoniste. Tengo, anche se a qualche mesetto se non anno. Tengo il Lash Sensational di Maybelline, anche lui ha qualche mese ma è ancora molto fresco, quindi tengo. Inizio invece a declatterare questo, che è sempre di Maybelline, il The Colossal Go Extreme, che non era affatto male, mi faceva delle belle ciglia. Anche lui è abbastanza fresco, come vedete, ma è super vecchio, cioè proprio vecchio vecchio vecchio, ragazzi, questo avrà 2 anni. Rimuovete quello che ho appena detto, ma è veramente da andare via. Questo qua proprio lo butto perché basta. E poi ho il 360 Flip di Clio Makeup che vi ho fatto vedere prima. Questo lo vorrei tenere ancora un mesetto per farlo terminare del tutto perché la formula sta iniziando un pochettino ad addensarsi. E come vi dicevo prima, questo mascara mi sta scendendo in pole position perché inizio a notare che tutti questi dentini fatti ad elica va ad accumularsi troppo troppo prodotto, che è già bello corposetto perché è un mascara volumizzante e tende ad aggromarmi un po' troppo le ciglia e a me ultimamente piace l'effetto pettinato e questo qua mi dà un effetto troppo troppo drammatico. Almeno quello di Nabla lo riesco un po' a gestire, ma questo è veramente molto impegnativo. Non so se lo ricomprerò ancora dopo quel backup. Questo invece è il primo mascara di Clio che è Dark Love. Mi piace molto il brand di Clio, perlomeno mi piaceva molto, ma dall'ultima uscita dei rossetti, da quando ho rifatto il packaging, mi è caduto molto il brand, ne sono molto triste. E questo tra i due è il mascara che forse mi piace di più perché ha questo scovolino a clessidra classico molto bello. Forse un po' troppo grosso lo scovolino, perché non tutti hanno un occhio o delle ciglia lunghe e che si possono permettere di avere così poco controllo, perché uno scovolino del genere ha po da poco controllo e ci si macchia molto facilmente, però è nuovo, lo tengo. Come tengo e cercherò di terminare anche lui il mascara Lash Clash di Yves Saint Laurent. È stato super pubblicizzato lo scorso anno, ma veramente tantissimo. E mi era stato regalato lo scorso Natale dal mio ragazzo, gliel'avevo proprio chiesto per Natale.
anche questo avrà un 6 mesi di PAO. Fatemi vedere. Sì, è scritto minuscolo, ma 6 mesi di PAO, ma chi se ne c'è, sono i miei occhi, non ho nulla, va bene, è ancora performante, l'ha pagato un sacco, poverino, e lo tengo e lo terminerò. Penso proprio che i miei mascara del mese saranno loro due per cercare di terminarli e dare un senso a tutto questo. Poi ho questa matita automatica di Clinique che mi era stata regalata l'anno scorso in un cofanetto. Non mi piace affatto questa matita, anche se la sto utilizzando. È una matita neanche super nera, è abbastanza cremosa, messa così sulla mano, ma sull'occhio, vedete, non è, questa è molto nera. Questo è come se fosse, boh, un grigio quando si definisce matita nera e non ha neanche una durata così intensa. Anche qua sulla matita c'è scritto per look intensi. No, non è vero, però la tengo, la finisco, è comunque una matita nera. E qui ho i miei eyeliner preferiti, che sono quello di Judy Doll e quello di Too Faced, il Better Than Sex. Uno super economico, sta sui 6 euro, mentre questo mi sembra che sia sui 27 e sono due eyeliner meravigliosi. Questo per quando voglio fare linee un po' più drammatiche, entrambi la punta in setole, quindi nessun tipo di feltro, anche perché il feltro mi sono resa conto, questa è veramente sottilissima per quando voglio fare bordature veramente impercettibili e li tengo entrambi, guai. Do via assolutamente questo matitone di Kiko che è bianco, io non so perché l'avevo comprato forse per il mio primo lavoro editoriale, ma ragazzi non l'ho mai, mai, mai usato, è ancora buono e lo regalo, via. Saranno contenti. Poi qui ho questo eyeliner che è anche un ombretto, mi piace molto, è scaduto a marzo anche lui, ma è perfetto, ragazzi, cioè, guardate che particolare anche, non ha cambiato texture, non ha cambiato odore. Io questo lo utilizzo per fare dei make-up un po' più particolari o andato ad esempio a stendere come sto facendo in questo momento sopra un ombretto nero, lo rende super particolare. Mi pare costi sui 6 euro e lo tengo. E qui ho un altro matitone di Astra. Questo è un rosato sempre freddo, carino per fare gli smoky. Lo utilizzo per la bordatura da tutti i giorni. Non è male questo e lo tengo. E qua ci sono gli ultimi superstiti che sono. Il Volume Booster di Essence, questo qua è un primer per ciglia che non utilizzo più, l'ho utilizzato poco, lo regalerò a qualcuno della mia famiglia che sono sicura lo apprezzerà di più. Ho acquistato poi perché ho terminato il mio amatissimo 24 ore di Benefit e ho acquistato, visto da Melissa Tani, il Brow Lamination 24 ore di L'Oreal, che costa una fucilata, raga, perché costava, ho guardato sia su Amazon che da Tigotà, costava in entrambi i posti 20 euro. Quando l'ho trovato a 15 l'ho provato perché ho detto wow, in realtà nulla di che, c'è. Non è neanche un fissante così fissativo, vi dico la verità. Sì, ve le pettino un pochettino, ve le metto in ordine, ma nulla di che, ragazzi. Cioè, ci sono sicuramente fissatori migliori di lui, ma ormai l'ho acquistato, è nuovo, lo tengo. E qua ho sempre un altro matitone di Astra, ne ho acquistati tre, e questo è bellissimo perché il più cremoso di tutti, credo, ed è questo grigio. Bello, 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 bello. Sembra proprio di mettere su un ombretto in crema. Cioè, è proprio bello, ragazzi. Se vi piacciono questi colori, ha una punta di carta da zucchero, secondo me, all'interno. Non è proprio un grigio, grigio, grigio puro. Questo è più perlato, più brillantini, mentre questo è proprio perla, crema. Non so come spiegarvelo. Tra tutti, questo qua grigio è il mio preferito. Lo sto pulendo con una salvietta, guardate. Cioè, i miei prodotti quanto durano tantissimo. Ora passiamo alle note dolenti, dolentissime, ragazzi, perché qua devo fare proprio sistemazione in densa. Allora,
Parto con quelli che sono meno, ovvero i gloss. Vado a tenere sicuramente questo prodottino qui di Elf. Questo qui è il dupe veramente spiaccicato dei famosissimi Maracuja Lip Oil. Questo è una tonalità più freddina. Ho questo che è una specie di corallo che a me non piace e vado a regalare proprio un pesca questo. Questo è molto più freddo e questa tonalità pescata la decatterò via. Ho poi questo che è lo Shine Lip Oil della linea Care Better Balm di Sephora. Mi è stato regalato novembre dello scorso anno, ne ho fatto fare in metà e anche lui sicuramente lo andrò a inserire in un project pen. È molto carino perché dà questo riflesso leggermente rossino, che mi piace, per tutti i giorni va bene quando non voglio nulla di impegnativo. Non mi fa impazzire la profumazione che è molto naturale, molto, boh, un po' così, però lo tengo. Questo lo avete appena visto in un video in cui provavo novità, l'ho appena acquistato nuovissimo, la tinta labbra di peripera, tengo. Come tengo questa qua di Romain Dome, qualcosa del genere. La Juicy Lasting Tint sempre presa su YesStyle insieme all'altra tinta. Tengo assolutamente, mamma mia, quanto ne ho fatto fuori di Overskin il Nutri Lip Oil, che credo sia il mio lip oil preferito. Questo ha proprio la profumazione di questo lip oil, sa tipo di ciliegia, mi fa volare questo lip oil. Lo tengo assolutamente, lo finirò. E tengo anche con la previsione di finire assolutamente il Lip Maximizer Hyaluronic Lip Plumper di Dior, che vedete oltre la metà, ma va finito anche lui e lo tengo perché Dior e io, sacrilegio, non butterò mai Dior. E nuovissimo il lifter gloss che ho voluto tantissimo di Maybelline. Questo è meraviglioso, bellissimo. Se siete delle estati, prendetevi questo lip gloss. Se vi piacciono i lip gloss, non spendete tanto, prendete questi di Maybelline, meravigliosi. Qui ho un altro rossetto liquido. Questo è proprio il mio rossetto liquido quando voglio un nude che mi stia bene e che non mi sbatta. Questo è l'unico rossetto nude che reputo mi stia abbastanza bene a livello di marroncino ed è Nude Sunday di Clio Makeup Linea Liquid Love ed è il secondo che ho acquistato, ne avrò metà anche di questo perché il primo l'avevo appena acquistato, mi è piaciuto tantissimo, l'ho finito e lo tengo. Qui ho il rossetto con cui mi avete visto prima, che ho utilizzato veramente pochissimo. Mi era stato dato per errore in un ordine di MAC ed è questa linea di rossetti super morbidi, effetto proprio powder kiss, infatti si chiamano, sono estremamente morbidi, confortevoli come potete vedere. Sembra veramente di non avere nulla addosso, però anche questi sono dei rossetti che bisogna stare attenti. Bisogna, però anche questi sono dei rossetti a cui bisogna prestare attenzione perché tendono a migrare un pochettino in giro, ma lo tengo MAC, mi dispiace, ma non butterò nulla di MAC. Mi dispiace tantissimo, tantissimo non aver acquistato altri colori di questi lip blush di Sephora che hanno sempre lo stesso finish di questo qua di MAC. Questo di MAC forse è un pelo più vellutato, ma questo di Sephora, ovviamente il colore è completamente diverso. È sempre una specie di nude, neanche troppo freddo, però su di me piace, vi dico la verità. L'ho utilizzato tantissimo, non lo butto via, anche se è andato fuori produzione, mi dispiace, ma non lo butto. Darò invece via assolutamente questo gloss di Revolution, è un normalissimo gloss, ragazzi, non è niente di che, come vi ho appena detto, i gloss non bisogna spendere molto. E tengo questo che è l'unico lip plumper che mi è rimasto della linea sempre di Sephora, leggermente cangiante. L'ho utilizzato abbastanza anche lui, come vedete sono qua, i prodotti li uso e lo tengo perché è l'unico lip plumper e non so, no, non credo che sia andato fuori produzione, lo tengo.
Questo è il moncherino della matita di Clio, che credo possiamo declatterare perché ne ho altre. Basta, finito. Passiamo ora al lavorone proprio cross, crosso, assai, assai. Sono i miei rossetti e come vedete, tra poco capirete perché. Madonna, sto sporcando tutto. E beh, se mi faccio gli swatch sui polsi e poi appoggio le mani in giro, è ovvio, Michela, che sporchi. Allora, qui ho rossetto di Clio. E ragazzi, questo è sei mio. Finito. Finito. Io non lo butto via, ma lo andrò a inserire qui all'interno del cambio stagione perché questo è l'ultimo rimasuglio di rossetto perfetto. Questo è il perfetto nude neutro quando trucco le spose. Quando le spose mi chiedono non voglio un rossetto troppo vistoso, cremoso, ma che sia nude, che mi stia bene e non riesco magari ad intuire esattamente che stagione armocromatica siano, io indosso lui e direi che l'utilizzo è più che evidente. Ce n'è ancora dentro all'interno, ho fatto l'ultima spatolata inserito all'interno della mia palette. Non lo butto via perché ce n'è ancora di prodotto all'interno, lo vedrete prossimamente quando lo terminerò il prossimo anno e è un grande dispiacere per me che Clio abbia deciso di cambiare questi rossetti. Cambia il packaging, ma non sono convinta della formulazione anche perché ho visto che molte tonalità sono state cambiate. Ad esempio, ho sentito dire che MLBB che ho qui all'interno, che dovrebbe essere, eccolo qui, è questo. Divorato anche lui, ragazzi, un po' più superstite rispetto all'altro, ma quando vi dico che i prodotti io li uso veramente tanto. Amatissimo anche questo dalle mie spose, amatissimo dalla stagione estate, sempre a livello d'armocromia, ma anche all'inverno questo rossetto sta bene. Ho sentito dire che questo rossetto, questa tonalità è stata scaldata, quindi non è più così bello, non è più così freddo. E che senso ha per me andare a comprare un rossetto caldo quando a me serve questo? Nessuna. Quindi lo tengo, ma in questo caso lo tengo qua perché a me ogni tanto piace utilizzarlo quando non so bene, voglio cambiare, ma so già che andrò a togliere questi due rossetti che sono la mia linea preferita di L'Oreal. Ve li consiglio sempre, questi rossetti sono economici, matte, estremamente vellutati. Questo colore qua è un colore che voi direte, ma a chi lo mette? Non lo mette nessuno, da solo lo utilizzo io per fare le combo lips sulle clienti, ma è un rossetto che non mi sta particolarmente bene, non sfrutto, non utilizzo. Questo invece è un po' più portabile, ma è più caldo, palesemente più caldo, e nemmeno questo vale la pena secondo me tenerlo in giro, quindi lo ritiro anche lui qua dentro e ci rivediamo la prossima stagione. Questi due invece vi potrebbero sembrare uguali, in realtà questo è un rosso Ferrari e questo è un rosa un po' più ciliegio, è un rosso contaminato da un ciliegia, un lampone molto carino, lo utilizzo anche per me ogni tanto e lo tengo qui perché mi piace. Come non ho più utilizzato molto, però anche se vedete ne ho consumato abbastanza, questo qua è il Jelly, il Beyond Jelly di Nabla, che alla fine è un gloss colorato, col senno di poi è un po' troppo morte, un po' troppo cadaverico forse per me. Credo che ragazzi lo andrò a regalare perché troppo violaceo forse per me, non mi convince molto questo colore, è molto bella la texture, è molto levigante, ma boh, mi fa effetto un po' troppo morte. Un altro bellissimo rossetto, questo colore mi fa volare, il 374 Intense Plump, è bellissimo ragazzi, cioè, io sono come capirete un amante degli scuroni e dei violacei, cioè questo è proprio bello, 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 anche lui super cremoso, lo utilizzo ogni tanto, non è un rossetto da tutti i giorni comunque. E qui ho Twig, anche lui. Mamma mia, ragazzi, guardate Twig, l'ho mangiato. Questa qui è la vecchia formulazione di MAC, mi dispiace anche qui, spero che il colore non sia stato cambiato più di tanto.
Lo andrò a scavare, lo andrò a terminare perché ce n'è ancora di prodotto all'interno, sicuramente una decina, no, magari 10, no, ma 5-6 applicazioni mi escono e lo termino. Qui poi ho Cleopatra, ragazzi, questo è bellissimo, bello, bello, bello anche lui. È proprio, io ricordo quando è uscito questo colore, Cleo diceva, questo è un rossetto perfetto per andare a fare un aperitivo e è diventato nella mia mente, è diventato il rossetto per l'aperitivo perché è questo colore un po' scuro, un po' dark, mi piace, però allo stesso tempo un nude un po' più scuro, mi piace, lo utilizzo spesso anche lui, anche da giorno. Questo invece è un rossetto che non mi piace molto, ragazzi, perché è un rosso caldo. Guardate, c'è proprio caldo questo, caldissimo. Ve lo metto qua. E non mi fa volare, ha una bellissima texture, cioè devo approfondire, me lo dico sempre, ma non vado mai da Kiko anche se ce l'ho vicino. Devo approfondire un pochettino questa linea di Kiko che è la Limit Stilo perché è veramente allucinante la durata di questi prodotti, impalpabile, leggera, molto molto bella, è l'unico rossetto della linea che ho perché mi è stato regalato dal mio ragazzo perché dice sempre che mi sta molto bene il rosso e allora lo tengo per lui. In realtà io l'avrei già fatto saltare questo rossetto, ma boh, no, in realtà mi sembra anche un po' freddo, dai, guardandolo così, però non è quel rosso che tendo a prendere volentieri, non so perché. Però lo tengo, è uno dei pochi regali make-up che si è impegnato a fare, poverino, e gli riconosco il merito. Per chi segue il canale da un sacco, sa che questo rossetto di MAC è il mio preferito. Ne ho comprato anche un altro, vi sembra scuro, ma credetemi che non è così scuro. Mi era stato consigliato da un make-up artist a Milano in Stazione Centrale. E gli avevo proprio chiesto: voglio un rossetto che mi doni, che mi stia bene. E lui mi ha fatto provare questo. E l'avevo fatto vedere anche alla mia insegnante quando avevo iniziato a fare l'accademia. E lei mi aveva detto: meraviglioso, ma è bellissimo questo colore, come ti sta bene. Ma chi è il ragazzo che te l'ha consigliato? Perché è veramente bello e particolare. Questo si chiama Coffee and Cigarette and Six. Vi scriverò come si legge. Se mi conoscete da un po', sapete che l'inglese è uno schifo per me, ma ci provo. Questo invece è il mio rossetto preferito. E anche qua, ragazzi, premo un capitolo perché non ce n'è più, è finito. È stato il mio rossetto spose di quest'anno, il mio rossetto di quest'anno. È un nude freddo meraviglioso e anche lui molto simile a Twig di MAC, tranne che questo è più matte perché questo è un finish matte, mentre quello di MAC è molto più cremoso e luminoso. Bellissimo, anche lui lo devo terminare. Questa qua è la Water Tint di Etude. Scusate se dicevo Etude House, ma ero convinta si chiamasse Etude House. E questa qua è una tinta liquida, come potete vedere, che utilizzo molto spesso e che tengo. Questo qui è uno dei pochi rossetti di Charlotte Tilbury che ho, utilizzatissimo anche lui, è uno dei pochi rossetti freddi che fa Charlotte. Bellissima la formulazione di questi rossetti, vellutata, matte. Il packaging a me non piace perché io non sono molto girly con tutte queste cose, ma lo tengo. Qui ho invece questo Lip Balm SPF Tropical Mango, bellissimo. Questo qua è un burro labbra, ma ne ho già tanti, quindi regalo. E ha la protezione solare. Concludo con l'ultimo rossetto di L'Oreal. Questo è proprio un bel rossetto scurone, come piacciono a me, autunnale. Questo è proprio il mio rossetto d'autunno ed il primo che ho comprato di questa linea. Questo qui è quello di Clio, come vedete è scuro, ma lui è ancora più scuro, più violaceo, più dark e lo amo. Questo qui lo utilizzo proprio per me perché quasi nessuno purtroppo mi chiede di indossare questi colori, ma pazienza, meglio per me, ne ho più per me. E questo è il famosissimo rosa indiano che
È molto sparaflesciante, ma non me la sento di darlo via perché è talmente particolare, sempre di Clio questo, molto carino in primavera o anche per un matrimonio, secondo me è carino, come punto focale del make-up, un po' di eyeliner. Secondo me questo dovremmo riprendere ad utilizzare i colori un po' più accesi. Questa qui è la Bene Tint di Benefit, la utilizzo, come vi dicevo, sono praticamente lo stesso prodotto, tranne che questo costa 4 euro e questo ne costa 27, ma a voi il portafoglio. Questo qui è l'IF Lipstick di We Makeup, ve l'ho fatto vedere prima. Questo rossetto è il mio primo rossetto di Charlotte, il ricordo di un bellissimo viaggio che ho fatto in Olanda con una delle mie sorelle, comprato all'epoca, guardate che colore, cioè questo raga è proprio, ve lo faccio vedere perché è arancione, arancione, guardate, mamma mia, se penso che lo indossavo, incubi, faccio gli incubi, ma a parte la formulazione che è molto carina, un rossetto glossato. Ma è proprio questa tonalità di nude, non chiedetemi che gusti avessi io nel 2019, ma la formulazione non è cambiata, il rossetto è ancora bello e lo tengo, ma non lo indosso, lo utilizzo sulle amiche quando le devo truccare. Questo qua per lavoro non lo utilizzo mai perché trovare persone acquista questo, sta bene questo rossetto un po' difficile. Non vi spaventate dalle condizioni di depottaggio di questo rossetto, ma io i rossetti li devo raschiare e andare ad utilizzare nel mio kit e questo è bellissimo perché è retro di MAC, vecchia formulazione, rossetto scuro e freddino anche lui, bello sia per l'autunno che per l'inverno secondo me. Tengo anche lui e qua le note dolentissime ragazzi, io non so perché. Sono così stupida da non aver mai comprato le lip tint, no, scusate, le cream lip stain di Sephora, che adesso ha deciso bellamente di cambiare formula. Ho sentito dire moltissimo che la nuova formulazione è sì più sottile, ma hanno cambiato i colori. Questo qua è il mio rosso preferito del mondo e mi dispiace tantissimo che me lo abbiano cambiato, un rosso freddo. E anche questo colore era molto bello, che era un malva. Cioè, guardate che belli. Cosa dobbiamo fare? Fare reclamo a Sephora? Forse se ci mettiamo lì in gruppo, magari capiscono la cavolata che hanno fatto a cambiare la formulazione di questi prodotti che non voglio dare via perché è un prodotto iconico, storico, bellissimo e funzionante ancora. E per me va più che bene. Mettiamo in ordine questo casino, ma prima vado a segnarmi il nome, oh signore, di questi rossetti che sono super secchi perché li ho tenuti aperti, scema, e si sono seccati, i Rouge Artist Forever Matte di Makeup Forever. I toni sono bellissimi e avevo tenuto questo per ricordarmi il nome. Puliamo. Amici, mi sta morendo il telefono, anzi proprio mi è morto e vi faccio vedere quello che è l'ordine che ho dato. Abbiamo declutterato abbastanza, ritirato per la prossima stagione e vi mostro questi che sono effettivamente i declutterati che andranno a finire nel cestino. Mi devo dare una regolata sui correttori perché su tutti questi prodotti tre sono ben correttori. Mentre per loro, ragazzi, troverò un posto migliore, troverò una casa. Sicuramente, la mia famiglia e le persone a me vicine apprezzeranno sicuramente questi prodotti. Ed il video, ragazzi, termina qua. Scusate se non faccio una ripresa, ma veramente sono a zero di batteria. Vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Spero vi abbia tenuto un po' di compagnia come voi avete tenuto compagnia in questo noiosissimo sabato piovoso. Se avete guardato tutto il video, vi invito a lasciarmi questa emoticon qui per farmi capire che il video vi è piaciuto e per sostenere il canale. Alla prossima!